Famose prima Topolino. Allora, lo stampo Topolino è composto, ecco qua, come potete vedere c'è sta un Topolino con gomma crepla in sovrapposizione, un Topolino stampato solamente con la gomma crepla color carne e dipinto. Io per dipingerlo ho usato l'Univosca colorati, quindi il nero, il rosso, il bianco è acrilico. Perché al momento abbiamo questo. Allora, ci andiamo a fare, vedete, è negativo e positivo, classico. Ci andiamo a fare lo stampo quello grande. Quindi, ritaglio un fazzoletto di gomma crepla molto più ampio perché lo stampo è profondo, ok? Andiamo a scaldare. Sempre negativo a terra e positivo pronto a chiudere, positivo a terra e negativo pronto a chiudere. Andiamo. Io direi che stasera vi famo vedere quello in sovrapposizione, visto che questo è facile facile. Vedete, è bucato dietro, no? Va solo scaldato e colorato. Alessandra Passinetti, Ciao Alessà! Angela Scarcelli. Ah, no, devo ringraziare tutte le signore che in tutta questa settimana d'assenza nostra ci hanno dato ricette, ricette per la pizza. Grazie a tutte. Annalisa. Ciao Annalì. Vedete, quando è ben caldo, Sono perso. quando è ben caldo, andiamo a pressare. Ah, ok. Pochi secondi e Zoom. la faccina è pronta. La lasciamo fredda e ci facciamo subito subito una nera. Zoom. Jessica, Ciao Jessica. Françoise, Ciao Françoise. Katia Sabatino dice: ma poi l'avete fatta la pizza? Sto aspetta sabato perché ho ricevuto un botto de ricette come farla senza Lievito. però in contemporanea ho fatto un ordine al sito Pane Angeli e quindi mi dovrebbe arrivare lievito. Loredana, Ciao Loredana. Daniela Cugini, Ciao Daniele. Francesca Russo Gina. Ciao Francesca. Ecco qua. Poi ci andiamo a fare tutte le formine, quindi uno color carne, uno color nero, un pezzetto rosso per la lingua, in questo caso sto usando un 1 Concetta, mm. fate Ciao Concetta. preziose. Che? Fate preziose. Grazie. No, si chiama Concetta. Ah, io credevo che noi No, no, facevamo. no. Ah, il nome della signora è Fate Preziose. Un pezzetto per la lingua. E questo invece ce l'andiamo a formare già direttamente per il retro. Però prima dobbiamo tagliare quello. Allora, ciao Fiorella Palumbo. Fiore, andiamo a ritagliare il topolino color carne. Ecco qua. Prima elimino l'eccesso grossolanamente. E poi vado a ritagliare. Perché in alcune pressi con la tavoletta e in alcune solo con le mani? Brava, dipende dal tipo di stampino, cioè nel senso, quello del girasole è davvero complicato e non ce la farei che le mani. Oppure per esempio la stella di Natale se la fate che le mani mi fate male, o perlomeno io mi faccio male, quindi preferisco l'utilizzo di una tavoletta che mi facilita la pressa. Andiamo a ritagliare pure qua grossolanamente. Gina di Monda, Ciao Gina. Aneta. Ciao Aneta. E adesso ci ritroviamo così. Che cosa andiamo a fare? Andiamo a seguire il contorno degli occhi e eliminiamo tutta questa parte. Così, guardate, eh. Pina Sepe. Ciao Pi, scusa che sto un attimo a tagliare. Ma chi la dov'è, chiedono? Chi Chi la la sta a fare? Buona sta... cattivella questa sera, vai a vedere se sta a guardare il tutorial. Sta seduta
In prima fila. Se sta a guardare il tutorial. Sì, che poi le deve fare un sacco di topolini, ha detto. Ok, rimaniamo così. Andiamo a levare pure la bocca. Ma con tutto lo scarto di fondi, cosa ci fate voi? Allora, quello già scaldato non è utilizzabile. E se no, gli scarti li regalo a mio nipote che ha 7 anni e se li porta a scuola dalla maestra. Paola Serafini. Ciao, pa! Stavo a fare un topolino. Ci siete mancate, ci mancate. Rite Eusebi. Ciao Rita. Roberta Camillucci. Ciao Robè. Sara Martino, non so se prima l'ho salutata. Ciao Sara. Allora, sentitemi a me, eh. Una volta fatto. Kira si è stufata, si è sdraiata per terra. Una volta fatto questo, vedete? Andiamo a rimettere il nero sopra lo stampino e andiamo a incollare la faccetta. Aspetta, fatemela rifinì. La faccetta color carne. Angelica Campo. Mettendo, ciao Angelica, mettendo la colla più o meno dappertutto. Marina dice gli scarti li riciclano i bimbi. Eh sì, da noi sì. Ecco qua. Pressate bene. Tiziana Riga. E già prende forma, vedete? Già prende forma. Ok. Adesso ci andiamo a ritagliare la lingua. Manuela da Milano. Ciao Manuela, come va da voi? Stasera qui a Sette Ville comunque, perché è di zona, faranno la sanificazione, chiudete tutto, se non avete sentito il comunicato. Non doveva fare un tutorial giusi? Chi lo dice? Sara Chimenti. Daniela Sara! chiede, della Disney c'è solo Topolino? Mi sembra che c'è qualcos'altro, però noi al momento abbiamo Ci solo Topolino. stava Winnie the Pooh, Winnie ma the non so se è Pooh. Disney però. Prezzo dello stampo? Non lo so. Viene, lo dico io, viene 12 euro e c'è sul sito, è disponibile in magazzino. Quindi linguetta formata, ritagliata e appiccicata. Ecco qua. Adesso ci andiamo a fare il naso. Leandra, Ciao Lea, ti è piaciuta la casetta mia piuttosto questa qua? Dimmi un po', vogliamo sono un tuo stata brava. feedback. Paola chiede se la fanno anche a Sette Camini. No, né Sette Camini né Case Rosse, ma sarà a giorni, eh? Però ce lo diranno sicuramente. Il momento è Sette Ville Nord. Marco Simone, Siamo noi, va, comunque tranquilla. Comune di Guidonia. Siamo più vicini a noi che te. Sì. Che Poi se intossichiamo, se intossichiamo prima noi, tranquilla. quando il comune di Roma la farà. Allora, io prima mi vado un po' a formare così il nasino e poi vado in pressa. Così non mi balla il fazzoletto di gomma. Te capì? Ma Assunta da Fondi dice, da noi è arrivato l'esercito. A fondi, mo stavamo a sentire che è proprio zona rossa, nasino. Poi c'è Lara da Treviso. Ciao Lara. E ci andiamo a ritagliare. Katia Sabatino, non so se l'abbiamo già salutata. C'ho Ciao dei Katia. vuoti mentali stasera. Non ci vedo io comunque. Come se sto in penombra. Vabbè. Volato. Nasino ritagliato, andiamo a vedere se ho fatto giusto, lo rifinisco. Milano, situazione surreale, chiusi in casa. Puntina qui. Bianca
Bravissima, il discepolo ha superato il maestro, dice Leandra. Bugiarda, tu sei troppo diplomatica, Paola Lea. De Paolis, Ciao auguri, Paola! auguri per l'altro giorno che è stato il tuo compleanno. Sì, auguri. Ok, una volta fatto questo, me vado a ritagliare il nero. Sto momento alla cieca perché non sto a vedere. Ritagliare il nero lungo i contorni. Paola da Lecce, Ciao Paola! Ciao Giovanna Sanfilippo. Giovanna, tu scrivi? E com'è la situazione da te? Manuela da Roma. Poi Ciao Manuè, Roma che quadrante? c'è Milva Ciao Roscialelli. Milva Maccari. No, Milva Ah, l'altra. Milva Milva Settevilles. Diletteggio. Milva, chiudi le finestre, dentro animali, porta dentro i vestiti. Attenzione, stasera dalle 21 fanno la sanificazione a 7 ville. Lo vado a riappoggiare, poi col marcatore. Ogni tanto informazioni di servizio. Per occhi, me vado a fa. Ecco qua. Aspetta che zoomo. Carmela dice complimenti, è bellissimo. Carino, eh? E poi per farlo diventare mini non ci vuole niente, fate un fiocchetto come avevamo imparato, lo mettete qua e ci avete mini. Aspetta, vado con una punta un po' più fina perché davvero non ci sto a vedere. Lidia Soricone, Ciao Lì. Francesca Fuoco, Ciao Francesca. oh, Antonella Maiorica, Antonella Ciao Antone. Ecco qua, una volta che ce l'ho formati, vedete se si vede. poco più indietro, aspetta, aspetta. Aspetta, sennò gli segno meglio, dai. Punta più fine. Federica Mari, infatti Ciao Federì. Federica Mari è una delle ragazze che sta aspettando il pacco. No, sarà la luce. E ti ho detto, c'è una luce strana C'è una stasera. luce Vabbè, strana. Vabbè, un pochino si vede. una volta che avete marcato gli occhi, andiamo a prendere il nostro acrilico e io direttamente sta puntina me lo vado a disegnare. Agata e Carolina da Pesaro. Ciao Agata e Carolina. Patrizia Valente. Ciao Patri, da dove scrivete? Diteci un po' e aggiornateci pure com'è la situazione là da voi. Poi c'è Patrizia Di Mauro, che se non sbaglio è arrivato oggi il suo pacco. Arriva da Mena Pomino. Ciao, ciao me. Federica, Ciao Federì, Santa Barbara. Linda dice buonasera e complimenti per tutti i vostri bellissimi lavori. Grazie, stiamo a cercare di fare cose più pratiche e semplici possibili, nel senso che tutte potete reperire. Ecco qua, ce lo siamo disegnato, adesso ci andiamo a, senza sporcasse, ci andiamo a segnare il bordo così, su un altro pezzettino di gomma. Ecco, mi sono zozzata. Senza sporcarsi, la prima cosa che ho fatto ci ho messo il dito sopra. Però, Vabbè, no, che vabbè capita, se sarebbe tanto a un prendere fazzoletto. una salviettina umidificata, che tanto sto periodo poi ce ne va bizzeffe. O salvate così comunque. Perché il foamy è idrorepellente. Quindi sempre se zozza lo pulite tranquillamente. Luisa da Caserta. Ciao lui, vedete?
Guardate. E subito se ne va. Ma sullo stampino c'è anche la forma degli occhi? In che senso? Sì, te li delinea lui, vedi? Monica dalla provincia di Brescia. Mannaggia, mo, com'è la situazione là? Dice che il suo paesino è l'unico al momento senza contagiati. Beh, manco male, dai. State in casa così non entra proprio il virus. Oggi ho letto un post che dice, vedete comunque che si è pulito perfettamente, e io mo ci vado a ripassare un po' d'acrilico. Ho letto un post che dice, il coronavirus, il virus non ha le gambe, siamo noi le sue gambe. Siamo noi che lo trasmettete, dico c'ha ragione. Anna Lauricella, poi Ciao Anna. c'è Antonio Ciottola che dice un saluto da Tivoli. Tanto stata a corte. Marianna Di Meglio Ciao Marianna. che dice: ciao Kate, ma si riesce a fare pure Minni? Sì, se ci metti il fiocchetto ti esce Minni. Allora, adesso mi sono ritagliata questo, mi sono formata questo e Non ricordo chi prima ha detto sì, facendo anche le lo vado ciglia e a ritagliare. Eh sì, fiocchetto. vabbè. Ciglia e fiocchetto, eh. Anna di Aversa, Ciao Anna. Ciao Rosita Cortile. Rosita. Poi c'è Serena da Pantelleria che dice: qui per fortuna ad oggi zero casi. Meno Ehi, male. Nuccio di sere che stanno tutti a Pantelleria. Esatto, tipo Isernia, che non so adesso Scherzo, com'è. Sì, scherzo. Il mood rimane scherziamo. sempre restare a casa. Esatto. Non so se Isernia c'è qualche aggiornamento, però fino a qualche giorno fa era l'unica provincia d'Italia senza contagiati. Oh, arriva D'Alessio. Ale, ciao Alessio. Anna Alterisio dice: da noi a Roma 59 suore contagiate. Davvero? 59 suore contagiate? Si sono contagiate tutte tra di loro? Sì. Poi Mannaggia. c'è Anna Amura che chiede: ma esiste una fustella per Topolino e Minni? No. No, c'è una metallica che avevamo, ma al momento è terminata già da un po'. Allora, se volete fare questo stampo topolino, il mio consiglio spassionato è dipingeteli dopo gli occhi, perché qua è la seconda volta che è girato sopra le dita, va bene? Allora, maledetto, andiamo a levare l'eccesso, ecco qua. Ora aperto, che cosa stai facendo? Topolino. E stiamo a fare, ecco qua, abbiamo il topolino in 3D chiuso dietro. Adesso lo lasciamo, chiudo lo stampo, lo metto a faccia in su, lo lascio asciugare e ci andiamo a fare qualche papavero, va bene? Ok, ad asciugare. Enza da Napoli. Poi Ciao Enza. c'è Napoli dove? Napoli centrale, Posillipo.